Accadde dunque. Qualcosa è accaduto tanto lontano da noi ed è accaduto in questi giorni a Chiavari. Siamo qui per questo. Benvenuti a tutti a questo incontro che ci vede qui radunati e in collegamento con Kampala, con Rose Businghe e Matteo Severgnini. E ho fatto il primo sgambetto. Eccoli! Accadde, dicevamo. Cos'è accaduto? È accaduto che tanti decenni fa, insomma, nel 1971 in Uganda, 10 anni dopo l'indipendenza dal Regno Unito, l'allora comandante dell'esercito ugandese, Idi Amin Dada, si autoproclamò presidente dopo un colpo di Stato. Da qui è iniziata un'operazione di pulizia etnica ferocissima che ha generato violenze a tratti quasi inimmaginabili, di cui sono state vittime soprattutto centinaia di donne. Perché vi racconto questo? Perché da lì è iniziata una storia che ha visto fuggire queste donne per mettersi in salvo e una storia che le ha viste guardate in maniera nuova, inaspettata, da una donna, da Rose, che è andata a cercarle là dove avevano cercato rifugio per offrire loro una possibilità di vita e di cura diversa. Accadde, dicevamo, è accaduto uno sguardo. È accaduto che queste donne si sono sentite guardate come mai lo erano state e come dopo quelle inimmaginabili violenze nessuno le aveva più guardate. Da quel momento in avanti hanno scoperto che c'è la possibilità di essere guardate in maniera diversa. E allora da qui è stata voluta, desiderata la mostra che è stata esposta nella sala della Torre Civica dal 27 di maggio fino ad oggi compreso, Tu sei un valore, e che ha visto centinaia di persone interessate a volerla visitare. 26 classi prenotate prima ancora della sua apertura. Insomma, accadde ed è accaduto qualcosa. E allora è per questo che qui con me c'è Carmen La Salandra, che oltre a essere una mia amica, che è la principale credenziale ovviamente, è stata quella che insieme ad un gruppo di amici ha desiderato portare qui questa mostra. Carmen, ci racconti perché, da che cosa è nato questo desiderio di avere qui questa mostra e soprattutto che cosa è accaduto in questi giorni a Chiavari? Sì. Intanto saluto Rose e Matteo caramente, vi ringrazio di essersi collegati, grazie, grazie. E allora, dicevamo preparando questo incontro che avevamo voluto con tutto il cuore dialogare con voi, l'abbiamo desiderato fin dall'inizio, ma adesso, dopo una settimana di mostra, non siamo più quelli che eravamo una settimana fa. Cioè abbiamo visto accadere tantissime cose e prima di tutto abbiamo verificato che la domanda che ci aveva colpiti all'inizio, me ma i nostri amici, le ragazze, le mie alunne, i ragazzi che si sono coinvolti in questo progetto, era che la domanda chi sono io, che è la domanda che emerge forte in questa mostra, è veramente internazionale, no? Come è un pannello della mostra. Che quando Rose parla, parla di noi, parla veramente di tutti noi, con una domanda che condividiamo con le donne di Rose, anche se a centinaia, migliaia di chilometri di distanza e con un contesto completamente diverso. Cosa abbiamo verificato questa settimana? Che è veramente internazionale, cioè che ogni persona che entrava nella mostra usciva con un pezzettino di domanda in più, con un desiderio di condivisione, con il desiderio di fare un pezzo di strada con qualcuno. Cioè nessuno, almeno lo posso dire con molta umiltà, senza grandi prospettive diciamo, però con grande umiltà devo proprio dire che è così. Per cui questa è la cosa che è accaduta ed è quello che abbiamo verificato, ecco, in questa mostra e che è quello che ci ha mosso a desiderare ancora di più di dialogare con loro. Sì, insomma, una curiosità,
Cioè, siamo proprio curiosi di capire questo, no? Questa domanda, chi sono io, che è il filo conduttore della mostra e che poi è quello che è generato nel cuore di ciascuna delle persone che ha incontrato Rose in Uganda, è la domanda che ha ciascuno di noi? Iniziamo da qui. Rose, chiamerei subito in causa te, ti chiamerei subito ad intervenire proprio su questo, su questa domanda potente che abbiamo visto ripetere dalle donne che tu hai incontrato. E vorremmo proprio chiederti questo, questo sguardo di cui parlavamo, che ha stupito così tanto le donne che tu hai incontrato, come ha generato te e come ha generato le persone che hai invitato ad un luogo di cura e di vita diverso? Ciao a tutti. È proprio un bisogno che ogni essere umano ha bisogno, perché in quel sguardo di Don Giussani, come mi ha guardato, è proprio come produceva questo bisogno di senso, del significato, e proprio come mi confermava che c'è, mi guardava e come una cosa importante, come qualcosa di valore. Io dentro di me pensavo, cavoli, forse non ha capito cosa sono io, non ha capito quanti peccati ho. E gli dicevo anche, e lui continuava a affermarmi, tu hai un valore infinito, sei qualcosa di più grande per me. Anche se eri unico uomo sulla terra, Dio veniva per te unico uomo. E poi diceva, cambiava di stato e mi diceva, no, Dio è venuto. Perché Dio non viene sulla terra per un gang di uomini. Ogni uomo a Dio è come unico, un primogenito, come unico, è venuto per te. E per te Dio è andato sulla croce, e per te Dio è risorto, è diventato carne e sarà con te tutti i giorni fino alla fine del mondo. Per me è lì dove la mia vita ha guadagnato proprio la densità, il valore che non vedevo prima. I fiori da mangiare, bere un caffè, e ha guadagnato un valore che non mettevo io, un valore infinito. È proprio come in quel momento, è come la... come il mondo va capovolge. E proprio il mio mondo è cambiato. Come percepivo di me, percepivo del mio niente, ha guadagnato un significato, un senso. Io l'unica cosa era se almeno uno dei miei amici, almeno uno dei miei malati e guardato come mi sono guardato anche a me. Era come un mondo bello mi appare sugli occhi, ma cioè io stesso ero un mondo nuovo. L'unica era un grido a qualcosa che dà questo significato, che abbraccia tutti, che abbraccia il mondo. E per me era un modo di vivere più bello, perché non era tanto che non devo essere peccatore, ma c'era qualcosa che abbracciava la mia vita così, che mi diceva tu hai un valore infinito, tu sei importante per me. E lì dove ho iniziato non era facile a dire le mie donne avete un valore infinito, perché sembravo che era così facile,
Ma anche quando le dicevo prendete le medicine perché avete un valore infinito, non le prendevano. Preferivano di morire invece che prendere medicine, a dare da mangiare e li vendeva per prendere alcol. E sono andata in crisi perché, come me l'ha detto Don Giussani, io non ho avuto fatica di non capire questo, perché lui guardava me così, come qualcosa di importante. Non sapevo perché le donne non capiscono una cosa che sembra scontato. E quando sono andata in crisi, lui mi ha ripreso. E come in 6 mesi ha cominciato proprio a dirmi questo valore. Questo contenuto di te devi capire tu, devi viverlo tu, devi diventare te. E quando l'ho capito, è come per le donne, è come proprio avevano forse bisogno di un punto che ha un valore com'è. Perché dopo non ho più fatto fatica, è diventato come un aereo che decola. Sono partiti, hanno cominciato a vivere, hanno cominciato anche loro a curare le altre donne. E dopo forse Seve vi dirà, è lì dove hanno desiderato una scuola dove possono educare, insegnando matematica, i ragazzi imparando dai loro valori. Sì, grazie, esatto. Perché Ci dove agganciamo proprio. andavano prima non imparava quello che avevano imparato. Ci agganciamo proprio a questo perché vogliamo sentire anche Matteo Severgnini, che è il preside della scuola Luigi Giussani di Campala. Perché, come dicevi, Rose, un aereo che decolla vuol dire che da questa scoperta del valore di sé si genera una storia. E dal desiderio di queste donne è nata appunto la scuola Luigi Giussani, che offre un luogo ai loro figli. Queste donne sono malate, teniamo alla mente questo fatto. Matteo Severgnini, come questo sguardo ha generato te e come genera questi ragazzi, come diceva Rose, nello studiare matematica, nello studiare le discipline che voi proponete loro, ovviamente? Provo a rispondere. Intanto buonasera a tutti. Una cortesia, non so se potremmo vedere voi invece che noi stessi nel video, non so se c'è la possibilità, perché noi non stiamo vedendo voi. La Rosa è bellissima, ma mi piacerebbe anche. Ah, perfetto, così vediamo voi. No, adesso no. Vabbè. No, per rispondere alla vostra domanda, vorrei raccontarvi due episodi che insomma chiariscono bene e possono aiutare, almeno a me hanno aiutato a percepire questo. Io dopo 4 giorni che sono arrivato qui in Uganda, Matteo, mi avvicinati di più sente? al microfono, esatto, bravo, bravissimo. Un po' di più perché Si sente altrimenti adesso? adesso un pochino meglio, secondo me. Ok, provo a urlare. Ok, Ok. no, dopo 4 giorni che ero qui in Uganda, io sono arrivato qui nel 2012, Rose mi ha portato a conoscere le sue mamme, le donne. E dopo che hanno ballato per 2 ore, penso, e cantato per 2 ore, perché questo è il modo in cui loro realmente esprimono la loro pienezza, il fatto di essere amate, la Rose mi ha introdotto a loro e ha detto: lui è Seve, lui è Matteo e lavorerà con i vostri figli nella scuola. E una mamma si è alzata e ha detto: tu sarai padre di tutti i nostri figli e di tutte le nostre figlie e ti chiamerai Ruoto Mio, che vuol dire dono di Dio. Poi un'altra donna si è alzata e ha detto: ma tu,
per essere padre di tutte le nostre figlie e di tutti i nostri figli, dovrai essere nostro figlio. E questo a me ha fatto pensare, perché questa è la risposta alla domanda chi sono io? Io sono di chi sono. Io sono se appartengo. Infatti al mio paese, io vengo da Casale Cremasco, che è un paesino del nord piccolissimo, quando le persone ti incontrano per strada e ti chiedono chi sei, non ti chiedono chi sei, ma ti chiedono in dialetto da c'è, da se te. Tu di chi sei? E alla risposta dei nomi del papà e della mamma loro capiscono. Quindi, come si genera continuamente questo sguardo? Appartenendo a questo sguardo, facendone parte, desiderandolo. Io da allora, infatti, le donne le chiamo le mie mamme. E come questo ha introdotto un nuovo modo di fare scuola con i loro figli? Vi faccio un esempio. Durante il lockdown, noi abbiamo avuto il lockdown più lungo della storia. Le scuole qui sono state chiuse per 21 mesi. Ma noi, 21 mesi vuol dire stare a casa senza internet, senza vivere in una casa di 2 metri per 2 fatta in fango, lamiera e paglia. Vuol dire non poter seguire le lezioni in dati. Vuol dire che sei chiuso dentro in casa. Vuol dire che non hai l'elettricità. E noi, dopo 2 mesi di lockdown ferreo, ricordando di come le donne ci guardano e ci curano e ci amano, ci siamo detti: ma come possiamo raggiungere con lo stesso amore con cui le mamme ci raggiungono i loro figli? E da lì abbiamo iniziato con una motoretta a girare per le baraccopoli di Kampala a cercare di raggiungere i nostri 550 studenti, portando a tutti porta a porta le dispense che nel frattempo avevamo stampato, perché qui non ci sono libri di testo. E quindi abbiamo dovuto digitalizzare tutti gli appunti, stamparli, e poi il preside la mattina alle 5 partiva con la motocicletta e portava questi compiti a tutti i suoi studenti, bussando alle porte. E vi lascio immaginare le reazioni dei ragazzi. Immaginate che i vostri figli durante il lockdown sentissero bussare alla porta e aprissero e si trovassero davanti il preside. Immaginatevi la reazione. Ecco, è stata la stessa identica reazione che hanno avuto i nostri ragazzi. C'era chi scoppiava a piangere di commozione e domandava: ma come avete fatto a raggiungerci nel buco più profondo dello slum? E c'erano altri che aprivano la porta e dicevano: ma come caspita avete fatto a trovarci pure qui? Ma lasciateci stare. Ma lì è stato importante capire che il problema della vita non è tanto la reazione prima che hai, ma che il cuore è fatto per essere bussato, interpellato, amato. Perché noi siamo fatti così, per essere amati. Poi nel tempo la resistenza si scioglie quando scopri che l'amore è vero. Quindi come le nostre mamme ci stanno educando? Questa perseveranza d'amore. E qui abbia anche la didattica e ti rende creativo, perché in tutta l'Africa non so quante scuole siano andate a fare porta a porta la scuola per più di 9 mesi con i propri ragazzi, che è una pazzia di per sé, ma noi ci siamo anche divertiti molto. Non so se ho dato l'idea. Assolutamente, stava partendo un applauso, facciamolo. Rose, ci ha stupiti moltissimo, tanti dei visitatori che hanno visto la mostra sono rimasti molto colpiti dalla consapevolezza delle donne del dolore del mondo, no? Voglio dire, voi ne avete già una bella fetta lì, cioè, no? Ma questa consapevolezza pazzesca del dolore degli altri ci ha stupito molto, perché tanti di noi si sono detti, ma noi a volte non vediamo il dolore del nostro vicino di casa, no? In questo nostro tempo in cui ci sembra di essere anche un po' in un post-emergenza, in fondo il Covid noi l'abbiamo un po' archiviato, anche la guerra ci sembra un po' lontana, ecco. Allora ci puoi raccontare, Rose, com'è possibile questo? Da che cosa è stata generata questa grande consapevolezza delle tue donne?
Ecco, è che quando tu scopri chi sei tu e di chi sei, che ogni cosa ti appartiene, è proprio come se tu scopri un punto dell'appartenenza, un punto a dire io sono di questo e sei libera. Ma non puoi essere libera se non è dentro questo luogo, questa compagnia che ha un nome e cognome. E per esempio, anche adesso che una volta stavo pensando se le mie donne sapevano di cosa, della guerra in Ucraina. E quando sono arrivato, gli dice: ma voi sapete se c'era che c'era guerra? Anzi, loro sapevano più di me perché hanno la televisione, io non c'ero. Allora mi hanno detto: guarda, noi stavamo già aspettando te che ci dici qualcosa. E una donna che non aveva neanche le ciabatte in piedi, camminava a piedi nudi, mi diceva: guarda, ho qui 10.000 che sono quasi 2 euro. E ho qui 10.000 scirini e ho visto che c'erano tanti bambini che non hanno neanche acqua. E puoi portare questi, sembrava che in Italia che io potevo arrivarci, puoi portare questi soldi e compri l'acqua per quello bambino. Perché quello bambino è mia, mi appartengo. E in quel momento ho visto che gli altri tiravano fuori tutto ciò che avevano in tasca perché volevano dare a questi bambini che non hanno acqua, non hanno da mangiare. E loro dicevano: ma sono bambini che sono nostri. Quella gente lì ci appartengono, sono nostri. E proprio capisco che quando uno è coscienza di se stesso e sa chi è e sa di chi è, è come tutte le cose gli appartiene, perché capisce il significato di sé, il significato di tutte le persone e il significato del mondo. E proprio lì mi hanno anche sfidato perché hanno tirato fuori quasi 1.000 euro, che sono 3 milioni di shilingi ugandese. Ma loro dicevano: no, vogliamo dare di più, vogliamo che raddoppiano, perché questa gente sappiamo cos'è la sofferenza, sappiamo cos'è la fame, vogliamo che questa gente abbiano da mangiare, non abbiamo qualcosa che li addolora. Io veramente sono certissimo che nella scoperta di noi stessi, nella scoperta del senso, è che il senso ci appartiene, ci possiede, e scopriamo che tutte le cose nostre non è perché li possediamo, ma proprio perché appartengono a uno che ci possiede, che è proprio la nostra appartenenza a un grido al significato, un grido a ciò che dà significato a tutto, anche alla sofferenza, anche al dolore. Grazie Rose, io vorrei. Matteo, vorrei anche chiederti questo, perché abbiamo un po' la sensazione, abbiamo avuto la sensazione in questo periodo, anche dopo la pandemia, eccetera, che tanti nostri figli siano molto definiti nel loro valore da quello che riescono a fare, ok? Dalla performance, insomma, da quello che riescono a fare. Vorrei chiederti, nell'esperienza educativa della vostra scuola, come vivete questo?
Cioè, come sostieni questi ragazzi nel loro, come dire, scontrarsi quotidianamente, no? Con questo scarto tra quello che sembra che debbano raggiungere, fare ed essere e ciò che sono realmente. Come li sostieni in questo cammino educativo? Prima di rispondere a questa domanda vi do un contesto perché vi fa capire quanto l'Africa sia indietro su tantissime cose, ma su questa questione delle performance invece è avanti rispetto all'Europa da tanti anni, non so per quale tipo di cultura. Voi qui dovete pensare che la performance è tutto. Le nostre scuole ugandesi sono solo presenti per far formare gli studenti. Detto così non avrebbe senso. Vi do alcuni dati. Noi siamo in 46 milioni di abitanti. Il 50% della popolazione ugandese è sotto i 15 anni. Vuol dire che parliamo di più di 20 milioni di persone che hanno età scolare. Quindi il business del paese, del nostro paese, è costruire scuole e recuperare clienti. E una scuola recupera clienti solo se riesce a far performare i propri studenti. E come fa a far performare i propri studenti? Attraverso il terrore, perché i ragazzi ugandesi sono come i ragazzi italiani, uguali, identici. Come glieli faccio performare? Picchiandoli. Qui c'è ogni professore entra in classe con un bastone lungo 60 cm, di diametro 10, è una mazza da baseball. Ogni lezione entra con una mazza. E qui non si picchia per la disciplina, perché chi è quello stupido che in classe fa baccano quando ha davanti un adulto con un bastone? Nessuno. Qui si picchia solo per i risultati accademici. Se tu sei sotto standard, prendi dalle 10 alle 20 alle 30 mazzate sulla schiena. Il 7% della popolazione ugandese sono ex professori che hanno ammazzato di botte letteralmente i loro studenti, cioè hanno esagerato. Quindi questa idea della performance, come voi dicevate, da noi è proprio instillata fin dall'inizio, per cui la scuola è un luogo di terrore, non di educazione. E nonostante ciò, tutti qui desiderano essere educati, tutti. Nella nostra scuola, che evidentemente per la storia che ha, non si parla di picchiare, assolutamente, all'inizio nessuno ci voleva venire. Nessuno voleva venire nella nostra scuola. Perché? Perché non era una scuola seria, una scuola in cui non si picchia. Non è una scuola che performa e quindi non va bene. È una scuola dove si fa vacanza. E quindi noi, come siamo stati di fronte a questa cosa? Non cambiando il metodo, cioè il metodo di prima, che l'educazione avviene solo attraverso il rapporto con l'altro, cioè attraverso l'amore, non il terrore. E che come si può stare di fronte invece all'eccessivo puntare alle performance è quando non performano. La cosa più importante è guardare quando non performano. Perché quando performano hanno raggiunto il loro obiettivo. Ma il vero problema in una società come la nostra e come quella italiana è quando non performano. È lì che inizia il vero rischio educativo. È lì che inizia il lavoro dell'adulto. È lì che inizia il lavoro dell'insegnante, dell'educatore. Perché deve poter far vedere ai ragazzi che di fronte a una non performance ci cioè deve essere qualcosa di più grande, che noi siamo definiti da qualcosa di più grande delle nostre performance, che il nostro valore inizia fin dal mattino quando ci guardiamo allo specchio e ci laviamo i denti, quando ancora non abbiamo raggiunto nessun obiettivo della giornata e non abbiamo ancora risolto nessun problema. È lì che inizia la coscienza prima che io sono un valore infinito, ancora prima di far tutto. Perché soltanto se ho questa coscienza che io potrò affrontare la realtà anche quando non ho performato. Poi, per l'amor di Dio, è fondamentale raggiungere i risultati nella vita, come è fondamentale raggiungere i risultati scolastici, perché la scuola c'è per aiutarti a raggiungere degli obiettivi.
Ma noi siamo dei criminali se dovessimo pensare e dire ai nostri ragazzi che la vita si risolve in questi obiettivi. No, la vita è molto più ampia e ce lo fa capire quando gli obiettivi non li raggiungiamo. Ci fa capire che la vita è molto più ampia quando gli obiettivi noi non li stiamo raggiungendo. E quando ci guardiamo intorno, noi che non abbiamo raggiunto gli obiettivi, la cosa di cui abbiamo più bisogno non è che qualcuno ci dia un altro obiettivo necessariamente, ma che sia lì con me a dire: facciamolo insieme, stiamo insieme su questo fallimento, non averne paura, perché tu non sei il tuo fallimento. Allora, nella nostra scuola ci sono i cosiddetti guardian angels, li chiamiamo così, sono gli angeli custodi. Ogni professore, ogni adulto si prende a cuore determinati studenti che rischiano continuamente di fallire, ma non per non farli fallire, certo, anche questo, ma per dirgli: guarda che io sono con te. Perché all'insuccesso la cosa che più conta è che ci sia qualcuno con te che ti aiuti a risollevarti, non a, come dire, a condannarti all'insuccesso, ma a dirti: guarda che c'è di più. E te lo posso dire e ti dico proprio per questo: vieni con me, proprio perché capisco che non sei un fallito, vieni con me, stai con me, questa è l'educazione. Però l'esempio dei Guardian Angels è un punto concreto in cui nella nostra scuola si cerca di stare di fronte a questo. Grazie. Matteo, resta ancora un attimo con noi, poi però Rosa ha una domanda ancora anche per te. Resta ancora un attimo con noi per dirci questo. Ci racconti qualche episodio? Ecco, bravo. Qualche episodio, qualche fatto relativo proprio a questo, perché ci interessa parecchio. Adesso ne ho così tanti di episodi, cioè, non so. Scegline uno, ecco, Ne due. avete qualcuno in particolare che volete sentire? Che qualcuno. Di Nelson, raccontaci di Nelson, perché... Questo è un episodio di qualche anno fa. La scuola, noi siamo in Uganda, quindi Cerca di sotto stare le, un po' siamo più alla tua sull'equatore. destra. Siamo sull'ore, no? E io a un certo punto, dopo qualche mese, mi ero accorto che nella scuola, che è una scuola a tre piani, non c'erano gli estintori. E allora ho chiesto a un tecnico di comprarci 9 estintori. Quindi il tecnico arriva con i 9 estintori e li piazza sui tre piani, tre per piano. E ne tiene uno per fare la dimostrazione, per fare vedere un estintore ai ragazzi. Quindi io faccio assemblea scolastica, chiamo tutti gli studenti, anche perché pochi avevano visto un estintore nella vita. E quindi il tecnico fa vedere un estintore e poi se ne va. Dopo 2 ore vengono a chiamarmi dei professori scandalizzati perché al terzo piano un estintore era stato utilizzato, era stato spruzzato tutto sul muro. E quindi loro erano scandalizzati e mi dicevano: è successa una cosa gravissima. E io dico: guarda, guardate, facciamo così, proviamo ad andare su, vediamo di capire chi è stato. E loro ridendo mi dicono: Seve, ma qui non siamo in Italia, qui nessuno parla. E io ho detto: guardate che anche in Italia nessuno parlerebbe. Però noi tentiamo lo stesso, dai, proviamo ad andare su. In effetti c'era un crocchio di studenti, c'era chi guardava in modo entusiasta questa polvere bianca, c'era chi metteva il dito sul muro e assaggiava la polvere bianca e diceva: no, non è da mangiare, state attenti che è tossica. E poi chiedo: ma è stato qualcuno? Sapete chi è stato? E giustamente nessuno parla. E mentre scendo le scale, perché nel frattempo dicevo: vabbè, la scuola è nostra, vado a prendere la scopa così si pulisco, mi sento chiamare alle spalle la spia, diciamo, no? E dice: Seve, io so chi è stato. Si chiama John Bosco, Giovanni Bosco, il santo, perché qui in Africa abbiamo tutti i nomi di santi, calciatori, divi. È stato John Bosco, che è troppo bello pensare che John Bosco abbia fatto una marachella, non so come dire, che è di classe quarta. Allora io vado a prendere John Bosco, lo porto su e gli dico: John Bosco, sei stato tu? E lui immediatamente mi dice: no, non sono stato io. E dico: guarda, se sei sicuro, fa così, aiuta. Aiuta me, puliamo la scuola, che è nostra. Nel frattempo,
era stata indetta una assemblea per scoprire un po' chi era stato. E l'allora preside aveva un brutto abitudine che sostanzialmente svergognava gli studenti che avevano fatto qualcosa di brutto davanti a tutti. E io questa cosa proprio la odiavo perché mi pensavo, me al liceo sarei stato svergognato ogni giorno nella mensa pubblica, come direbbe Fantozzi. E proprio la odiavo. E quindi avevo detto alla preside: guardi che non è John Bosco, almeno al 50%. Voi dite di sì, lui dice di no. Ma Seve, qui in Uganda il 50% equivale all'80%. Ho detto: questa roba non ha ragione d'essere, però facciamo l'assemblea, ma mi raccomando, non svergogniamolo questo John Bosco. Lei: sì, non ti preoccupare. Durante l'assemblea la preside dice: è successa questa cosa dell'estintore, poi silenzio, e dice: John Bosco, alzati. John Bosco, siediti. E poi la preside mi guarda e mi dice: vedi, non l'ho incolpato, non l'ho chiamato, cioè non ho detto che è stato lui. Aspetta, vabbè, però l'hai chiamato davanti a tutti. Al che io, un po' arrabbiato, vado da John Bosco e gli dico: John Bosco, da uomo a uomo, dimmi se sei stato tu. E lui si stizzisce e dice: Seve, te l'ho già detto, non sono stato io, però se vuoi ti dico chi è stato. E io a quel punto dico: no, 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 non dirmi nulla, ma così vieni tu con il tuo amico domani alle 10. Digli soltanto che voglio capire la ragione del perché ha fatto questa cosa. Il giorno dopo, alle 10, inaspettatamente, si presenta John Bosco e Nelson Mandela, e mi guarda con gli occhioni da colpevole, e dico: Nelson, ma sei stato tu? Sì, perché? Perché sono stupido. E dico: no, dimmi perché l'hai fatto. E lui mi dice: sai, Seve, il tecnico ieri ci ha fatto soltanto vedere l'estintore, ma non ce l'ha fatto utilizzare. Io ero curioso, volevo capire come funzionasse. E gli ho detto: guarda, allora vedi che non sei stupido e sei curioso. Tu me lo chiedi, la prossima volta te li faccio usare tutte e 9, se vuoi. E fa: no, ho capito. E adesso cosa facciamo? E ho detto: vabbè, lui mi dice: io lo ripago. Gli ho detto: guarda che per ripagare questo estintore, tua madre deve spaccare pietre per 6 mesi. Fa così: metà ce li metto io, metà ce li metti te lavorando qui a scuola, pulendo la scuola, perché la scuola è nostra. E lui dice: bellissimo, va bene, ci sto. Gli ho detto: però adesso andiamo dalla preside. No, dalla preside no, ti prego. No, no, adesso andiamo dalla preside, glielo dici. Quindi quando ci presentiamo dalla preside, la preside sgrana gli occhi e dice: ma sei stato tu, Nelson? E lui immediatamente risponde: sì, ma non si preoccupi, perché lo paghiamo metà io, metà Seve, perché la scuola è nostra. E già la preside dice: porca vacca. Poi giustamente la preside dice, gli fa un po' il pagliarone, gli fa un po' la predica, perché è giusto fargliela, e dice: adesso vai a studiare. Allora io e Nelson ci giriamo e a me viene un'idea. E mi dico: Nelson, aspetta un secondo. Ora mi rigiro verso la preside e dico: preside, allora avevamo 270 studenti a scuola, adesso ne abbiamo più del doppio. Dico: preside, tra i 270 studenti, l'unico in grado di utilizzare un estintore è Nelson. Io lo farei responsabile di tutti gli estintori della scuola. Fa la preside che sgrana gli occhi e dice: ma tu sei matto. E invece Nelson Mandela era già impettito con le tre asce e fiammelle della Guardia Nazionale dei pompieri italiani, perché era già pronto. E lì io ho capito che cosa vuol dire che accompagnare in un insuccesso porta invece una grande responsabilità, perché uno, se si sente amato, si sente chiamato a grandi cose nella vita. Se si sente amato, si sente responsabile di grandi cose. Tant'è che questo Nelson poi ha creato una squadra di altri 8 pompieri, ognuno responsabile del proprio estintore. E dopo 3 mesi la cucina della scuola è andata a fuoco. E quindi sono partiti i 9 pompieri a spegnere il fuoco, tra l'acclamazione di tutti gli studenti, di tutti i professori. Nelson Mandela ha portato proprio in alto, no? A me rimane un dubbio. A me rimane un dubbio. Lo risolverò soltanto quando sarò in paradiso.
Ma secondo me Nelson Mandela ha appiccato il fuoco nella cucina per poi spegnerlo e chiamare tutti a... Però questo è un dubbio che rimane a me. Lo risolveremo, lo dirò. Grazie, cioè, io penso che a volte siamo bombardati da tecniche educative, no? E invece l'ostinazione dell'amore che si vive in quell'appartenenza che tu dicevi prima, Matteo, genera questo movimento, insomma, questa capacità di guardare l'altro così. Rose, ti volevo dire un'altra cosa, ci sono tanti di noi che sono rimasti stupiti guardando la mostra e i video, soprattutto quando le donne che vivono al Meeting Point di Kampala dicono siamo state educate da zia Rose. Proprio probabilmente dentro questo sguardo di appartenenza qui, di cui Matteo ci raccontava in questa maniera straordinaria. E allora volevamo chiederti proprio questo, in che cosa consiste la strada di questa educazione? Cioè, che cosa accade l'istante dopo di questo abbraccio, no? In che cosa consiste questa strada che parte, che inizia così? È una strada proprio a dire l'altro, non sei definito dall'errore che fai, non sei definito dall'incapacità, non sei definito neanche dalla capacità, neanche dalla ricchezza che hai, ma tu hai un valore infinito. Che proprio ogni educazione deve essere a introdurre l'altro a qualcosa di più grande, a qualcosa che dà senso a tutto. L'altro lo devi connettere a qualcosa a cui è fatto. Se non lo collega, perché il nostro umanità è un grido a ciò che è fatto. Noi siamo fatto di qualcosa di più grande. Siamo fatto un rapporto con l'infinito. Se non c'è qualcuno che ti connette a quell'altro, è un fallimento. E non capisce neanche. Perché per noi, per me, è proprio come quando Don Giussi mi ha connesso. In ogni cosa che mi diceva, in ogni cosa come mi guardava, come mi dava un caffè, e lui guardava qualcosa di più grande di me. Allora, è proprio nell'educare e dire all'altro, guarda, io non sono la verità, vieni con me, anch'io sto camminando verso la verità. Quella a cui tu educhi diventa un compagno, non diventa uno che gli deve dire la dottrina o predicare come facevo prima, ma proprio è un cammino dove l'alunno che educhi ti educa anche te, diventa un compagno di cammino invece che essere una sotto di te. E noi ciò che facciamo al Meeting Point è proprio questo cammino insieme, impariamo uno dall'altro. Perché è dalle donne, è proprio dove faccio questa esperienza, che non puoi educare se non connetti all'altro a qualcosa di più grande, se non connetti l'altro al senso di tutte le cose. Che alla fine il senso non è una teoria, il senso è qualcosa che c'è. Il senso è ciò che abbiamo incontrato. Il senso è Cristo che ci dà la vita ogni giorno, a gridare a tutti che Cristo è il senso della vita, che Cristo è tutto. E per noi è questo, è proprio quello che sta, non è tanto che sta funzionando, ma che io sono felice e vi posso dire
che sono effettivamente compiuta, perché anche bevendo caffè sono educato, non bevo caffè come un cane o una... Bevo un caffè e proprio grata perché ci sono, perché esisto e perché respiro. Vi racconto che durante il Covid avevo detto alle donne, guarda, chiudiamo perché c'è Covid e così stata a casa non apriamo finché Covid non va via. E vi raccomando, non aggiungete il virus sopra già il virus che avete. Una donna che sono rimasto male proprio perché io pensavo sono il capo, gli sto dicendo cosa devono fare. Vi raccomando, non aggiungete il virus sopra il virus che avete già. E uno si è alzato e mi ha detto saremo quello che Dio vuole. Mi sono arrabbiata. E non l'ho mandato giù proprio, non voleva che, è come se nel Covid non ci entrasse Dio, non voleva, sembrava un mostro che Dio non ci entra. E allora abbiamo chiuso. E dopo un mese, e mi dicono tutte, la maggioranza delle donne hanno perso casa. Non hanno da mangiare perché loro vendono le cose sulla strada, avevano chiuso tutto e non potevano vendere le loro cose. E quando ho sentito che non hanno case, stanno dormendo alla veranda degli altri, li ho chiamati. Quando li ho chiamati di vedere cosa stanno soffrendo, cosa possono fare. E sono presentato al nostro ufficio vestiti di festa, con un fischietto danzando. Allora io con i nostri lavoratori e gli assistenti sociali, e dicevamo come? Io aspettavo di vedere le donne triste, prostrate, che hanno sofferto, stanno dormendo alla veranda degli altri. Allora abbiamo chiesto, ma come potete venire qui vestito di festa e danzando? E uno si è alzato, la Joyce, e dice, sai, nella vita devi misurare, vedere se i problemi che hai sono più grandi del valore che hai. E una donnina che avevo, questa donna, la Florence, viene al meeting point quando sta svenendo alla malaria, quando sta svenendo a febbre, quando sta. E noi lo vediamo sempre per la sua debolezza, e sempre sta nell'angolo. E lei si alza e dice: guarda. Infatti dentro di me diceva questa qui cosa mi deve dire. E lei mi dice, guarda, abbiamo patito la fame e non abbiamo la casa dove dormire. E quando a volte andiamo dai nostri amici, se hanno una tazza di fagioli, ce la prestano. E chiediamo se hanno una bottiglia d'acqua, ce la prestano. Ma la vita, chi te la presta? E lei mi diceva questo e guardando tutti per la conferma, no? Sembrava che sta dicendo la cazzata. E dice, te, e batteva l'altro, te, è vero che non puoi andare da tuo amico di prestarti la vita. È vero che la tua amica non puoi prestarti la vita. Io veramente lo guardavo e diceva, in tutti questi anni stiamo leggendo la scuola di comunità, gli esercizi, i ritiri, il silenzio, cercando questo. E tu ci sei arrivato, non sai? È veramente quello che questa donna, in quella mattina che l'abbiamo
l'abbiamo chiamato, ci ha detto tutto ciò che dobbiamo vivere. Ci ha detto che proprio la povertà non tanto la mancanza di cosa, ma la povertà è proprio di non essere educato a ciò che ti dona la vita. Che ogni educazione svuotata di questo significato non capisci, i ragazzi non capiscono, perché tutto diventa vuota e triste. Invece è proprio dentro ogni giorno, queste donne mi educano perché beviamo caffè, perché dormiamo, perché viviamo. Anche perché moriamo, perché è una donna che mi ha detto, per favore, io sto morendo, ma dove vado andrò danzando. Metta la mia tomba che io sono libera, perché c'è un canto che loro dicono, I'm now free, che quando muoio devi mettere sulla mia tomba, I'm now free. È una cosa che per me a pensarci mi viene la resistenza, eppure è una via. Grazie. Io volevo capire se c'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda. Vediamo se qualcuno rompe il ghiaccio. Grande Petu, l'ho detta per te questo. No. No, perché per sentirci più vicini a voi qui abbiamo un clima africano, diciamo, qua sotto un tendone ci sono tanti gradi, insomma, c'è un po' caldino e allora Mi io mi dispiace per il attendo che qualcuno sacrificio. si faccia Noi avanti. siamo Ecco. a 26, non siamo come, no, come voi. No, in attesa che qualcuno si faccia avanti, abbiamo ancora qualche minuto, però io volevo capire questo, Rose, avrei un'altra questione da chiederti. Tu hai detto Dio, dopo 40 secondi che stavi parlando collegata con noi, ok? Volevo capire se queste dinamiche straordinarie che ci stai raccontando sono possibili anche al di fuori dell'esperienza della fede, secondo te? No, la questione è che ogni uomo ha bisogno di questa educazione, di proprio scoprire chi è, chi sono io. È una domanda di ogni uomo battezzati, non battezzati, perché ogni vita umana ha un valore infinito, che viene da Dio anche se ci crede e non ci crede. Tra le nostre donne abbiamo tanti musulmani. C'è Raisha che prima è venuto al meeting point che non potevi vedere gli occhi, aveva un velo che copriva anche gli occhi. E è stato lì un anno e in questi anni non mette più il velo. E io le chiedevo, Aisha, l'altra volta stava saltando la coda e gli dico, ma adesso hai messo un pantaloncini e non hai più velo, cosa ti è successo? E lei mi dice, I'm now free, ha detto che è libera. E un altro era Hanifa, anche lei musulmana. E mentre facciamo esercizi della fraternità, la scuola di comunità ci segue e non sa leggere, a scrivere. E lei, uno di noi, le aveva chiesto, ma tu dove vai, tu che non sai a leggere, a scrivere e non capisce cosa stiamo dicendo? E lei le ha detto, guarda, per me io voglio guardare dove state guardando,
Io quando vi guardo, dove guardate, io guardo Dio. E tu pensi, e io quello che guardo, torno a casa e guardo così i miei figli, guardo così il mio marito. In proprio è quello che mi dà conferma che ogni uomo ha bisogno di questa educazione. Non è il Vangelo, non è, ma anche il Vangelo proprio se non tira fuori il cuore di ogni uomo e gli dice che cos'è, e gli dice che questo cuore è infinito, che questo cuore è fatto per infinito, è fatto per cercare qualcosa di più grande e porta qualcosa di più grande. È proprio è per ogni uomo che esiste sulla terra, perché vedo anche in Uganda ci sono tante religioni, quello che credono, quello che non credono. Quando arrivano al meeting point ci stanno perché vogliono anche loro scoprire ciò che abbiamo scoperto. E già anche la nostra scuola, perché ci sono anche ragazzi musulmani. E ragazze delle altre religioni, nessuno fino adesso ha fatto i problemi perché entra in salone con gli altri per la messa. Non è che li costringiamo di venire con noi o di entrare per la messa, eppure vogliono venire con noi. Ogni cuore è fatto per la felicità. E la felicità è qualcosa che non diamo noi, è qualcosa di più grande. Ci sono Non due so domande. se ti ho risposto. Ci sono due domande. La prima. Si sente? Ok. Ciao, sono Benedetta e in questi giorni sono stata una delle ragazze che ha fatto da guida alla mostra. E diciamo io da. Brava. Cioè io da una settimana entravo tutti i giorni in questo posto in cui ovunque c'era scritto tu sei un valore e pensavo che figata, cioè bellissimo e dicevo, cioè la pensavo come un avvenimento, no? Cioè una cosa, questo tu sei un valore che succede una volta ogni tanto. E però in questi giorni magari andavo al mare e mi rendevo conto che io questa cosa me la dimenticavo, cioè continuavo a pensarla come una roba assurda che succede una volta nella vita, ma poi nel quotidiano io la mattina mi sveglio e mi dimentico che sono un valore e mi dimentico che la persona di fronte a me è un valore a sua volta. Quindi un po' la mia domanda era come questa cosa passa da essere un avvenimento incredibile a una certezza quotidiana. Francesca, Benedetta. Benedetta, Benedetta, è già scappato? No, no, c'è. Ci sono, Il valore non è che se ne va via perché la Benedetta ha dimenticato. Tu non sei l'apparenza che vedo, non sei solo quello che vedo. Il valore è in te. Non è tanto perché la scopri o non la scopri, anche se non la scopri c'è. In ogni uomo che è lì, anche se ci pensa o non ci pensa, il valore è stato dato da Dio a te. Non è qualcosa che ci diamo noi, ci mettiamo noi. È qualcosa autentica, è qualcosa che c'è. Già dal ventre di tua madre è stato fatto te con il valore infinito. È infinito, nessuno te la toglie.
Non è, hai dimenticato e ti ricordi, e è questo che è la benedetta. La benedetta è un valore infinito che viene dato da Dio. Non viene torto che sbaglia, non viene torto che piange, non viene torto perché non ha passato l'esame. Infatti c'era un giorno che gli assistenti sociali stavano sgridando un ragazzo perché non aveva passato bene. Il ragazzo, se doveva essere bianca, forse diventava rosso. Era così quasi in tribunale che l'assistente sociale diceva: vedi, non hai passato, hai rovinato i soldi che pagano, hai fatto così. Trovandoli, e io ho detto: guarda, questo bambino, questo ragazzo non è la pagella. Questo ragazzo ha un valore infinito che va al di là del suo fallimento, ma anche dal suo riuscita. Sia chi ha fallito, sia chi ha passato, hanno tutti valore uguale, non una virgola di meno. Allora, la benedetta, vai in piscina, vai al mare, va a cosa, ha un valore infinito, anche se si ricorda o non si ricorda. Anche se dorme e non dorme, tu sei un valore infinito. Nessuno te la toglie. Grazie. Ciao, io sono Chiara. Hai già risposto forse alla domanda che avevo adesso, ma lo chiedo anche a Seve, una domanda da insegnante a insegnante, anzi a preside. Com'è lo sguardo verso chi non fa il percorso che hai raccontato prima di Nelson, no? Cioè con chi non fa un passo, sembra non crescere. Io questi giorni sta finendo la scuola qui, ho proprio nel cuore un mio alunno, per esempio, io insegno alle medie, che sono 3 anni che dorme e non ha quasi mai aperto gli occhi. Io gli ho detto un sacco di cose, ho fatto tutto quello che mi sembrava di potere, e lui è lì sul suo banco che continua a dormire, no? Per me è un grande dispiacere, a volte mi arrabbio con lui, con la sua famiglia, con me, con i miei colleghi e tutto, ma capisco che tante volte appunto lo guardo un po' con rabbia, di dire: ma tu non ti sei mosso, no? E quindi un po' la colpa è tua, ecco. Invece in quello che sentite, cioè che sento da voi adesso, capisco che c'è un altro modo di guardare, ma volevo chiedervi un aiuto su questo. Io rispondo velocissimamente, poi dopo Rose aggiunge. Qui c'è un detto in Africa che secondo me è molto vero. Dice che per educare un ragazzo ci vuole un villaggio intero, perché quel ragazzo appartiene a tutti gli educatori, cioè a tutti gli adulti del villaggio. Perché laddove non arrivo io, ci arriva l'altro. Laddove non riesco a vedere io, ci vede l'altro. Laddove non riesco a raggiungere io il cuore di quel ragazzo, lo raggiunge magari un altro. E questo, come modalità educativa, a me ha sempre, sempre tanto aiutato. Noi abbiamo impostato esattamente la scuola su questo detto, per cui è la comunità educante. Poi c'è un'altra cosa che noi ci diciamo tra di noi insegnanti. Ve lo dico in inglese: in education is not there too much. In educazione non esiste il è troppo, che sembra una pazzia, perché noi concepiamo tante volte l'educazione come porre dei limiti. E invece è il contrario. Cioè l'educazione, ponendo dei limiti, deve far vedere invece la strada maestra, sempre, sempre. Io capisco tanto quando tu, Chiara, parli del dispiacere, del dolore di un ragazzo che ti sembra usi la libertà in modo sbagliato.
E da una parte dico, questo dolore che un insegnante, un educatore sente è sacro, perché il dolore è l'altra parte dell'amore, sempre. Io mi stupirei e mi preoccuperei se non dovessimo sentire questo dolore. Poi tutti ci diranno che non è la nostra responsabilità perché noi siamo soltanto insegnanti, hanno la loro famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è lavarsene le mani. Perché quel ragazzo lì con la testa sul tavolo è stato dato a te di essere visto e difficilmente si riesce a togliere dagli occhi una cosa del genere. Allora è per quello che dico, non c'è mai il too much, è troppo. Io, per come sono, per come posso, devo giocare tutto affinché il dolore che sento possa essere l'espressione più vera d'amore per quel ragazzo là. Non tirerà mai sulla testa, magari. Non tirerà mai sulla testa. Ma non vuol dire che non percepisca questo tipo di dolore che è amore da parte nostra. Non la percepisce se noi viviamo un'indifferenza. Se noi cominciamo a dire, sì, ma questo non è il mio compito. Ma chi lo definisce il nostro compito di fronte a un ragazzo? Chi lo definisce il nostro compito di fronte a uno che soffre? Chi lo definisce? Lo Stato? Io non penso proprio. Il mio cuore non è definito dallo Stato. Il mio cuore è definito dalla sete di felicità che ho e che desidero per l'altro. È per questo che non esiste il too much. Poi dopo si chiede aiuto agli altri professori, ai genitori. Penso che tu abbia. Chiara, evidentemente tu hai già provato tutto questo, ma il punto è che anche alla risposta negativa uno non può arrivare a dire è troppo, it's too much. Perché con me che ero un disgraziato, per fortuna ho trovato un insegnante che con me non ha detto this is too much, questo è troppo. E se sono adesso in una scuola a dirigerla è proprio una cosa fuori di testa, per come ero io al liceo. No, ma perché è un esempio concreto questo. Buonasera, io sono ancora Vorremmo dare un esempio di questo, che noi c'era un ragazzo, come si chiama il nostro ladro? qual è Danielo? Daniel. E Daniel aveva picchiato gli altri studenti. Allora abbiamo chiamato le mamme di questi ragazzi e abbiamo fatto 2 ore parlando di questi studenti con i loro genitori. Vedete che avete un valore parlando. E Daniel si inginocchia, commosso, scusatemi, ho sbagliato. E noi siamo, anche noi ci siamo commossi pensando che Daniel era veramente cambiato. E allora io sono partito, sono andata a casa. Stavo andando a casa 20 minuti. E Seve mi chiama, mi dice: Daniel è alla polizia. Ho detto: cosa ha fatto? E ha rubato. Cioè, il ragazzo, dopo che aveva picchiato un nostro studente, sai, la nostra scuola non si picchia, lui questo qua ha fatto un occhio nero a un altro. Allora, l'abbiamo, dopo questa omelia e predica di 2 ore, dove lui si è inginocchiato, che secondo me non si è inginocchiato per chiedere perdono, ma non ce la faceva più dopo 2 ore di predica che gli abbiamo fatto. E praticamente l'abbiamo mandato via per 2 settimane. Gli abbiamo detto: adesso noi ti sospendiamo per 2 settimane, pensa a quello che hai fatto. Dopo 10 minuti mi chiama, diciamo, il questore della nostra zona dicendo: Seve, c'è qui un tuo studente in questura. Io dico: guarda, è impossibile perché tutti i miei studenti sono a scuola. E poi dico: tranne uno che ho appena mandato via perché l'ho sospeso per 2 settimane. Allora prendo la macchina. Vado in questura, adesso non dovete immaginare la questura come ve la state immaginando, la questura qui è una capanna con due panchine,
e su una panca c'era Danielino e sull'altra una signora. Danielino che sono entrato e mi guardava con gli occhi del gattino di Shrek, che gli scende una gocciolina dall'occhio dicendo sono innocente, e di fianco la signora anziana che teneva una borsa strettissima, così, e dico Danielino così fatto? Fa, sai Sebe, sono uscito dal cancello della scuola, ho cominciato a correre, sono inciampato e sono proprio inciampato sulla borsa della signora. E la signora che comincia a urlare dice non è vero, non è vero, hai tentato di rubarmela. Al che io ho detto, Danielino, porca vacca, ieri è stato uno, oggi stai rubando la borsa di una signora, domani cosa farai? E lo volevo portare via dalla questura. Ma il questore dice, no, questo ragazzino non può andarsene, non è maggiorenne, quindi non può andare in prigione. Per fortuna ha l'uniforme della scuola, quindi non è stato ucciso per giustizia sociale sulla strada, perché qui i ladri vengono bruciati vivi. Quindi si merita la punizione del questore. Prende un bastone e gli tira 10 bastonate sulla schiena. Danielino riesce a lanciare un urlo alla prima bastonata, perché poi dopo non ha più il fiato e ha solo lacrime. Al che a me mi bloccano, perché di fronte a una disumanità così non potevo stare indifferente, ma mi bloccano. Alla decima bastonata lo raccolgo. E mi dice nell'orecchio, mi dice non dovevi allontanarmi da te. Io ricaccio giù le lacrime, lo metto in macchina e lo porto a casa. Nel frattempo chiamo la Rosa e gli dico, Rosa, guarda che Danielino lo sto portando a casa che non sta in piedi. E mentre stavo andando, quando mi hanno detto di questo, da un certo punto sembrava proprio un ferimento, e come tutto ciò che ho messo in queste 2 ore, e poi ciò che ho messo a pagare le scorie a Danielino, sembrava che ero ferito. Stavo guidando forte, e come se il motore della macchina cominciasse a spegnersi. Da un certo punto ho detto no. Ho girato la macchina, ho detto non è vero che sono ferita, perché Danielino non è definito da quello che ha fatto, non è definito, non è che lo dico bravo, hai fatto bene a rubare, ma non era quello a cui ha fatto. Io ho girato la macchina proprio, sono andata per dirlo, per gridarlo che ha un valore lo stesso, il suo valore non è cambiato. Infatti, quando sono arrivato e lui è come se mi dicesse non ho rubato, io ho detto non sono venuto per quello. Sono venuto ad implorare che la vita ha un valore, che non è cambiato niente, che tu sei più grande di quello che hai fatto. Non è che uno ha un valore perché ha fatto il bravo. Il valore va al di là di tutto ciò che facciamo, di tutto ciò che sentiamo. Anche se era bravo, ha un valore, anche se è un criminale, ha un valore lo stesso. Rosemary diceva queste cose, era in ginocchio però, perché questa è una cosa che a me sempre mi distrugge tutte le volte che ci penso. Rose diceva queste cose mentre era in ginocchio di fronte a questo ragazzo. È per questo che dico, il troppo non esiste in educazione. Lei era in ginocchio di fronte a lui. Io davvero non so come ringraziarvi per tutte le cose che ci avete detto. Dobbiamo chiudere, ma questo è un applauso, ma è un abbraccio a distanza, anche bello forte, eh? Grazie. Grazie. Dovremmo guardare là per dire ciao, però vabbè. Grazie, ciao. Grazie. Grazie a voi. Ciao. E grazie a tutti voi, Carmen, c'è qualche piccolissimo veloce ringraziamento da fare. Scusate. Si sente, sì. Volevamo ringraziare tutti.
chiudiamo oggi, chiudiamo la mostra, e ringraziare anche il Festival della Parola e nelle persone